Lorenzo, partiamo subito, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sotto il segno dell'Ariete nasceva un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista. A Cassine nel 1938 nasceva Luigi Tenco. Luigi Tenco trascorse la sua prima infanzia tra i paesi di Cassine, Maranzana e Ricaldone e qualche anno più tardi capì che Giuseppe Tenco non era il suo vero papà. La notizia veramente sconvolse il ragazzo. Terminate le scuole medie, nel 1951 Luigi Tenco si iscrisse al liceo classico, che frequentò solo un anno per trasferirsi poi al liceo scientifico. La madre nutriva grosse aspettative per il suo Luigi Tenco. Nel periodo finale del liceo lo affidò per delle ripetizioni private ad un'insegnante, Sandra Novelli, dalla quale Luigi prenderà addirittura domicilio. Sarà la stessa Novelli ad introdurlo al pianoforte, che risulterà essere per Tenco una passione inaspettata e un'attitudine naturale. Non solo il ragazzo mostrerà un'innata predisposizione allo strumento, ma inizierà a suonare ed esercitarsi come autodidatta in chitarra, clarinetto e sassofono. Tuttavia, la sua grande passione per la musica non veniva ben vista dalla famiglia. Lo zio di Luigi Tenco dichiarò questo: Luigi aveva una memoria straordinaria, gli bastava leggere una cosa per ricordarla perfettamente. In seconda media risolveva con disinvoltura complicate equazioni differenziali. A me e alla mamma sembrava logico, inevitabile che proseguisse gli studi fino alla laurea. Ce lo immaginavamo ingegnere o professore di fisica e di matematica. A quell'epoca cantare non era affatto considerato un mestiere. Nel 1956, per assecondare il desiderio della madre, si iscrisse al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica e nel 1959 decise di cambiare facoltà e si iscrisse al corso di laurea in scienze politiche, ma abbandonerà definitivamente gli studi per proseguire con la sua grande passione che è la musica. È considerato da alcuni critici il più grande compositore di tutti i tempi. Fu uno degli esponenti della scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. Una sua citazione: non si vive per riuscire simpatici agli altri. A me i soldi, il successo, non interessano. Li lascio a quelli più furbi di me in questo genere di cose. Così parlano di lui. Luigi Tenco avrebbe meritato di più. Avrebbe meritato di meglio, avrebbe meritato ciò che forse nessuno poteva dargli, la vera felicità. Cantautore di immenso talento, non riuscì mai a essere compreso fino in fondo dalla cultura musicale dell'epoca, lasciando dietro di sé una scia di rimpianti senza fine. Altri suoi pensieri mozzafiato sono queste. Quando un paese riesce a esprimere in chiave moderna una sua musica tipica, per un certo periodo di tempo il mondo intero impazzisce. In Italia, purtroppo, il grosso sbaglio è guardare al mercato mondiale e imitarlo. Bisognerebbe prendere melodie tipiche italiane e inserirle in un sound moderno, come fanno i Neri con il rhythm and blues,
o come fanno i Beatles, che hanno dato un suono di oggi alle marcette scozzesi, invece di suonare con la zampogna. La sua morte è avvenuta a soli 28 anni nell'albergo Savoy di Sanremo, durante l'esibizione del 1967 del Festival della Canzone Italiana. Fu un evento di cronaca che segnò indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi auguro un buon fine settimana. Ci vediamo lunedì prossimo con l'oroscopo musicale. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!